All'allenatore della Volley Lupi Santa Croce, coach Marco Bracci, un ritorno particolare qui al Palafonte Scodella. Sì, un ritorno molto piacevole per me, per la mia società, per la mia squadra, sia a livello personale, perché nel momento che sono entrato qua dentro ho avuto una visione, insomma un ricordo generale di tutti gli anni passati qua. 4 anni non si dimenticano assolutamente, anche se fosse stato solamente uno, però sono stati 4 anni molto intensi dove ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni, vincendo la Champions League, vincendo una Coppa Italia. Direi che sono stati degli anni molto belli, ho un bellissimo ricordo e ho tanti amici qua che sono venuti stasera a trovarmi. Poi la partita è stata importante per noi, molto importante questo risultato, ci permette di acquisire altri 3 punti, di continuare a scalare la classifica come stiamo facendo soprattutto in questo inizio di giugno di ritorno, e siamo molto contenti e speriamo che vada sempre così. Una partita molto combattuta, alla fine diciamo che il risultato ha premiato la squadra che ha tenuto di più, forse anche dal punto di vista nervoso. Sì, sì, la squadra ha tenuto bene, sapevamo che avremmo incontrato una squadra che in casa gioca bene, ha ottenuto delle belle vittorie e quindi sapevamo di dover giocare meglio di loro. Ci siamo riusciti, abbiamo tenuto, alla fine abbiamo usufruito di qualche errore di troppo nel quarto set, ma d'altra parte dovevano rischiare qualcosa in più, sia in battuta che in attacco, e quindi abbiamo avuto anche questo vantaggio. Noi abbiamo sbagliato molto poco e direi che la partita si è combattuta soprattutto nei primi 3 set. Mauro Marzi, sì, Mauro, partita combattutissima per i 3 set, poi c'è stato il calo nel quarto. Sì, hai ragione, è stata una partita molto combattuta nei primi 3 set. Io direi che il secondo set ci ha fatto perdere tranquillamente l'arbitro, non fischiando un fallo clamoroso in palleggio del palleggiatore avversario in un primo tempo. Me ne assumo tutte le responsabilità, non importa, ma è perché siamo anche un po' stanchi per, diciamo, arbitraggi fatti non in maniera lineare. Giustamente ha fischiato di doppio il nostro palleggiatore, dall'altra parte non ha fischiato mai una palla, per cui questo sicuramente ha condizionato il secondo set. Vero è che noi abbiamo ceduto sulla lunga distanza, in particolare con i nostri attaccanti e in particolare in contrattacco, cioè purtroppo da fine secondo set in poi non abbiamo più reagito in maniera positiva con il nostro contrattacco nelle fasi finali dei set, in particolare il terzo. Il terzo abbiamo avuto diverse occasioni di contrattacco non chiuse quando stavamo in vantaggio, seppur di un punto per chiudere il set. Quarto set c'è un'altra storia, perché probabilmente abbiamo subito il completo abbassamento di tensione, e per cui si è visto nettamente che la squadra aveva tutt'altra che positività nell'affrontare questo set. Il rammarico è nei quei 2 set, secondo e terzo, che potevamo uno almeno sicuramente portarlo a casa e quindi magari rimettere in gioco la partita, nel senso anche l'approccio mentale. Il quarto set è probabilmente il risultato di un calo eccessivo di tensione o di convinzione nel poter continuare a giocare sugli stessi livelli.